Salve a tutte ragazze e ragazzi, volevo augurarvi un buon anno anche se in ritardo, ma in questo periodo non ho potuto fare video perché ho avuto, come si sa, nelle feste parecchi parenti, eccetera, in visita, allora non potevo fare video, ma vi pensavo ogni secondo veramente perché, non so. Ormai la mia testa va sempre quando faccio qualcosa, dico forse questo lo potrei fare, il video per farlo vedere. Adesso stavo, ero al computer, stavo scrivendo delle pagine del libro che non so, sì, ve l'ho detto in un video a settembre, che in un video passato che se non mi sbaglio si chiama Sono Tornato, vi metto il link giù. Dove avevo fatto vedere un libro che mi era arrivato bianco e io mi sto scrivendo tutte le ricette, le cose eccetera per mantenermele diciamo scritte perché scrivendole nel computer, come ho detto anche in quel video, ho paura che si possano perdere, allora voglio scrivermele tutte e appuntarmele perché la carta canta. Allora, scrivendo questi appunti questa sera, mi era venuta in mente una cosa che secondo me vi può interessare non poco, ma veramente tantissimo. Allora, è un po' una favola, nel senso che è una storiella, però voi dite come mi può aiutare una storia? No, perché nella storia c'è la ricetta. Allora, mio fratello e mia sorella hanno sempre, 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 sempre soffritto di acne, ma acne veramente, io non sono medico, non vi so spiegare, però vi posso spiegare come l'ho vissuta. Acne che per esempio sono dovuti andare a prendere farmaci pesanti, farsi bruciare la pelle con acidi perché proprio avevano cisti, ecco, proprio parliamo a questi livelli. Mio fratello, lungo andare, si era rotto di questi trattamenti e queste cose, eccetera, e aveva abbandonato tutto. Dopo un paio di mesi andando in giro con un suo amico nell'entroterra calabrese, in questi paesini di montagna, e parlando con una vecchietta che secondo me doveva essere una bomba, quanto ci avrei voluto parlare io, gli ha spiegato che se ne andavano semplicemente con la costanza di fare che cosa, voi direte? Di praticamente di prepararsi un preparato ogni giorno e berselo ogni giorno. Lui ha avuto la costanza, l'ha fatto per 2 anni, ora vi spiego di cosa si tratta. Ha avuto la costanza di farselo per 2 anni e praticamente vi sembrerà strano, guarda, non ho due foto, volevo scannerizzare 2 foto di com'era, però non voglio metterlo su YouTube perché non ho il permesso, però vi posso assicurare che se vedete la faccia prima e la faccia dopo dei 2 anni che lui ha fatto questo, diciamo, trattamento, che consiste nel bollire 1 litro di acqua, un litro e mezzo, e cosa dovete bollire dentro questo litro d'acqua? 4-5 foglie di lattuga, quella a foglie larghe, vi metto la foto. Due cucchiaini oppure 2 bustine di camomilla. Ecco, lui li faceva bollire anche per esempio d'estate, lui poi li metteva in frigo queste infuse e va bevuto durante l'arco della giornata, entro le 24 ore, e va bevuto ogni giorno. Per esempio, lui ha avuto la costanza, l'ha fatto, e ve lo assicuro, lui adesso, vabbè, fa per esempio da un annetto a questa parte, però parliamo che lui adesso sono passati già tipo 8-9 anni che faceva questo trattamento, adesso dopo 2 anni l'ha smesso perché non si può proprio prolungare a vita e la sua faccia è migliorata notevolmente, ma veramente tanto, 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 vi dico tanto e tanto, neanche la migliore medicina gli faceva questo effetto. Adesso per esempio lui va da una dottoressa e fa dei peeling, mi sembra che si faccia, però sono, ecco, sono cose superficiali, giusto per levigare un po' la pelle, niente di diciamo preoccupante o eccetera, ma veramente ha la faccia trasformata, mentre mia sorella, che non ha avuto la costanza di farlo, l'ha fatto per tipo 2 mesi, non ha visto nessun miglioramento, anche se poi crescendo lei un po' sono andati via.
Però ecco, se uno ha costanza, io sempre lo penso, in qualsiasi cosa della vita, se uno ha costanza di fare una cosa, se ha quell'ideale che dice io devo continuare a fare questa cosa, non lo ferma nessuno. Cioè, perché parte tutto dalla nostra testa. Io sono convintissimo di questo. Cioè, se io... È inutile che aspettiamo che ci arrivi la manna dal cielo. Dobbiamo sempre, sempre, sempre darci da fare noi. Io lo penso sempre. Non è una cosa mia... Cioè, io vivo così. Non ho... Cioè, se io vedo che una cosa non va bene, tante volte sono forse anche troppo critico. Penso... E l'ho voluta io che non andasse bene, perché altrimenti mi impegnavo di più e ci riuscivo. Io la penso così, ragazze, non so voi come la pensiate, però. E niente, vi volevo raccontare questa cosa perché volevo fare un video con l'anno nuovo, col 2012, e poi volevo parlare anche di un'altra cosa. Siccome sto scrivendo questi appunti, diciamo, che riguardano la. Diciamo le proprietà delle erbe in generale, più quelle più comuni che si possono trovare in giro come verdure, ortaggi, spezie, eccetera, fiori, cortecce, queste cose qua. E stavo scrivendo appunto questo appunto, vi volevo fare vedere dove pre ho preso lo spunto di questa cosa da questo libro, che se forse, forse, forse ho fatto vedere in un altro video, ma non mi ricordo se era questo o erano gli altri libri. Però è questo qua, il grande libro delle erbe. Metto una foto che l'ho scannerizzata. Allora, io questo libro non, veramente non l'ho trovato in giro, nel senso che ne ho comprato un altro, adesso vi faccio vedere. Se non mi sbaglio, questo che vi faccio vedere adesso l'ho comprato da Amazon ed è questo qua. Non so se riuscite a vederlo, faccio un po' indietro. È bello grande, però. Se notate, io non so se voi vedete, qua c'hanno delle scanalature e poi alla fine ci sono questi piccoli paragrafi. Ecco, a me di questo qua mi interessano solo questi paragrafi, questo diciamo un quarto di tutto il libro, perché qui parla principalmente, vedete, fatto, aspettate un attimo, giro così, abbasso un attimo la videocamera. Ecco, per esempio è fatto così, e però dà maggiormente di tutte le spezie, le erbe, le piante, le cose, dà la provenienza, la proprietà, e poi dà solo ricette di cucina. Mentre a me interessava veramente come quell'altro libro, adesso vi faccio lo stesso vedere. Allora, vediamo, ecco, i consigli dell'erborista, cioè qui lo chiamano così, ed è tutta questa qua che dà anche per... Proprio per la salute, come si possono usare, per esempio io adesso ne leggo uno così, il lampone, dà prima una descrizione della pianta, eccetera, i benefici che può dare, e poi dà anche delle ricette, tipo infiammazioni per la bocca e la gola, poi per esempio una maschera tonificante nutriente, ecco, queste qua da infusi, piatti, eccetera, veramente solo per la salute, per la bellezza, una cosa... Ecco, io se dovrei dare un voto a questo libro da 1 a 10, però darei un 7. Non di più perché confrontandolo con l'altro, veramente questo qua solo, ve lo ripeto, il 10%, anche se è utilissimo perché veramente in quattro parole spiega veramente tutto, non si disperde. L'ho pagato 19,90 euro, ma se non mi sbaglio io l'ho preso con lo sconto un paio di mesi fa, l'ho pagato sui 17 euro, una cosa del genere. Però a differenza di questo... Questa, io non vi ho detto questo, questo qua non si trova perché a parte che mi sembra degli anni 80 l'edizione, dell'85, poi è stato fatto, se non mi sbaglio, dalla... Un attimino che leggo perché non mi posso ricordare tutto in memoria, dall'erborario, eccolo qua. Erborario. Infatti questo qua a me me l'ha prestato la mia amica che va all'erboristeria, che è un erborista, e... Mi sono fatto perché all'interno, no? Vi faccio vedere una paginetta, vediamo. Ecco qua, per esempio,
c'ha, ecco qua, il cetriolo, fa vedere tutta la descrizione, e come si può chiamare, da cosa deriva il nome, eccetera. Poi fa vedere questi meravigliosissimi, bellissimi disegni, che io già quelli più, diciamo, più belli e più... perché nel libro sto scrivendo, diciamo, le erbe, le piante, eccetera, come ho detto prima, che si possono usare più comunemente, e proprio quelle più comuni che magari noi ci avanzano. Per esempio qui adesso vedo il melone, questo qui, ecco, per esempio il melone dice che ha proprietà emolienti, decongestionanti, idratanti, eccetera. Infatti io da adesso in poi voglio farvi veramente tante 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 ricette, anche applicandolo un po' ai saponi. Voglio provare, proprio devo sperimentare, però tipo fare un sapone, che ne so, all'avocado, queste cose qua, devo vedere se il frutto si mantiene dentro il sapone. Farò degli esperimenti al più presto. E niente, comunque vi farò veramente tante cose, maschere che io già sto provando, con ingredienti veramente super 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 facili, ma che funzionano meglio di qualsiasi cosa. L'altro giorno, per esempio, visto che ormai questo è diventato anche un video di chiacchiere, voglio raccontarvi una cosa. Mi ferma, parlavamo con una mia amica di queste cose, della biocosmesi, che ci facciamo le cose in casa, e una signora ha detto: mamma mia, ma sono sicure, sono... ma io non mi fiderei a fare una cosa del genere, bla bla. Si è messa a parlare un'ora e noi sempre sì, perché ormai il consumismo ci porta a non pensare più. Io penso proprio questo, cioè la voglia di comprarlo. Per esempio anche un semplice, ecco, io sto giocando da mezz'ora col burro cacao in mano, o per dirvi un'altra cosa, no? Una mini recensione c'è anche in questo video. Questo qua è, diciamo, il balsamo labbra che mi sono fatto io. Mentre questo qua mi è stato regalato, non faccio vedere la marca, però mi è stato regalato per Natale. Farò anche video di Natale, spero domani, farlo domani, lo carico direttamente domani. Però comunque mi ha regalato, ed è sempre un balsamo labbra, io ve lo assicuro, è buono, niente da dire, perché ha il burro di karité. Però fra questo e questo sono identici. Però se io glielo ho fatto questa prova, forse si è vista la marca, ma non mi importa. Se io faccio una... ho fatto una prova, questa è una mia cugina che me l'ha regalato, ho messo in un altro tubicino uguale, che l'avevo già finito di questo, perché me l'avevo regalato in precedenza, ho messo questo. Io ho preso il suo, gli ho dato quello là, ho fatto con la stessa profumazione, perché sa di fragola, io gli ho messo la fragola, e lei faceva: ma io non mi sono mai accorta che questo balsamo labbra profuma in questa maniera, lascia le labbra così morbide. Alla fine, quando gli ho detto veramente, dopo che l'ha utilizzato per un bel po', che era quello mio che ho fatto io, lei non ci credeva, diceva: ma è possibile che fai queste cose così? Perché non si rendono, secondo me, la gente veramente ha gli occhi chiusi. Io penso questo, perché altrimenti, se no, anche una maschera che io ho, siccome sto sempre lì all'erboristeria da questa mia amica, purtroppo devo parlare un poco contro l'erboristeria, che ci vuole, cosa ci vuole a prepararsi una maschera in casa? Lasciamo stare le argille, non avete le argille, non si fa con le argille, ma un frutto, un'erba, una pianta, non so, proprio, cioè, anche, che ne so, la polpa di un frutto, o semplicemente, che ne so, un tè, si fa un tè al posto di berselo, si fa una maschera, magari si mischia un po' di yogurt, qualcosa, e niente. Meglio forse che chiudo qua, perché altrimenti questo video durerà 25.000 minuti e non voglio che questo video duri così tanto, perché mi sta prendendo la parlantina e se no non la smetto più. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se preferite i prodotti che magari state cominciando a farvi voi o che quelli che comprate, perché mi interessa veramente tanto. Lasciate un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio.